Il saper comunicare è importante e in questo periodo particolarmente difficile diventa imprescindibile avere una comunicazione chiara e puntuale. Ma di cosa stiamo parlando nello specifico? Di come la pubblica amministrazione dà comunicazione del numero di contagi di Covid-19 sul territorio. In particolare, si è constatato un diverso modo di dare i numeri da parte di varie amministrazioni comunali, il che crea confusione e allarmismi nella popolazione. Tutto è nato da una polemica di qualche settimana fa a Borgosesia. La pagina Facebook Borgosesia Shock aveva infatti, nemmeno troppo velatamente, accusato l'amministrazione comunale di omettere il reale numero di contagiati nelle RSA cittadine. Il primo cittadino, ovviamente, ha replicato che fossero soltanto fandonie. Ma, scorrendo la pagina Facebook ufficiale del primo cittadino e onorevole Paolo Tiramani, si scopre che la comunicazione pecca di puntualità e non ha una cadenza fissa come accadeva durante la prima parte della pandemia. Approfondendo l'argomento, abbiamo scoperto che esistono comuni virtuosi e comuni meno virtuosi. Ecco come si sono organizzati alcuni di questi comuni in Valsesia. Per rimanere informati sui numeri di casi di positività e le comunicazioni comunali in base all'emergenza sanitaria, è possibile registrarsi gratuitamente al numero di Pratosesia Informa tramite un servizio broadcast di WhatsApp, inviando il nome, il cognome e iscrivimi al 331 156 9990 e riceverete tutte le informazioni. A Gattinara, il sindaco Baglione pubblica costantemente video sulla sua pagina Facebook in cui mette al corrente i cittadini di tutte le variazioni dei contagi Covid sul territorio. A Grignasco, invece, si preferisce una comunicazione settimanale. Ma cosa succede invece nei territori di Borgomanero e Arona? Abbiamo indagato e abbiamo scoperto che, seppur vicini geograficamente, i due comuni hanno un opposto modo di intendere la comunicazione al cittadino. Seguiteci per saperne di più. Thank you.